Buongiorno, lo standard più utilizzato per i video attualmente è quello 16 noni, vale a dire che il rapporto tra larghezza e altezza è uguale a 16 noni, è una proporzione, insomma, larghezza sta a altezza come 16 sta a 9. Qualche anno fa il rapporto invece era di 4 a 3, cioè la larghezza stava all'altezza come 4 stava a 3. Dunque, se noi abbiamo un video che non ha questo rapporto di 16 noni, noi vedremo delle barre orizzontali, soprattutto nere, oppure delle barre verticali nere, a seconda se sia troppo largo oppure troppo alto. Vedremo come risolvere con il programma gratuito Shotcut per Windows, Linux e Mac. Scaricabile da qui, si va su Click to Download per poi scegliere il nostro sistema operativo, cioè il file di installazione giusto per il nostro sistema operativo. Shotcut, abbiamo visto, può essere scaricato anche in versione portatile. Dunque, detto questo è Shotcut. Vediamo i due video che ho preparato. Questo è un video, come vedete, di dimensioni 2048x1080. Per vedere le dimensioni, se si clicca sopra con il gesto del mouse, si va su proprietà, si va su dettagli e si vedono le dimensioni. Quindi, questo è troppo largo per i canoni giusti di 19, di 16 noni, perché, come certo sapete, anche dai la maggior parte dei computer hanno una risoluzione 1920x1080, quindi questo è più largo di 128 di sì, 2048-1920 fa 128 pixel. Mentre questo, destro del mouse, proprietà, dettagli. L'altezza è giusta, però la larghezza, come vedete, è molto più piccola di 1920. E quindi dovremo, in un certo senso, quindi ritagliare questi due video per mostrarli nello standard 16 noni. Si utilizza quindi Shotcut, potremo farlo con un modo, come dire, manuale oppure anche facendo dei piccoli calcoli aritmetici semplicissimi. Questo è Shotcut, iniziamo con il video largo, si va su elenco di produzione e in questa finestra si trascina il video. Questo è il video. Noi dobbiamo adesso impostare il progetto. Si va quindi su impostazioni, progetto. Modalità video, dobbiamo impostare un progetto di 1080. Scegliamo progetto 1080 24 fotogrammi al secondo, che è quello standard di 16 noni. Possiamo scegliere anche magari un altro, ma comunque l'importante è che sia di 16 noni. Perché ho scelto 24 fotogrammi al secondo? Perché destro del mouse, proprietà, dettagli, era appunto la frequenza dei fotogrammi era appunto di 24 fotogrammi al secondo, come vedete, per mantenere lo stesso frame rate. E come vedete, scegliendo questo progetto, il video presenta una delle barre nere in alto e in basso. Se io avessi scelto un altro progetto, impostazioni, modalità video, per esempio personalizzato 4 terzi, ecco, vedete che avrebbe scelto, avuto delle barre ancora più grandi. Scegliamo comunque modalità video, il progetto che abbiamo visto in precedenza, cioè 1080. Questo progetto, se si va su Esporta, ha
avanzato sarà, come vedete, di 1920x1080, che è appunto quello che ci interessa. Come si fa a risolvere? Si trasporta innanzitutto il video nella timeline. Questo è il video, possiamo vedere l'anteprima. Dunque, dobbiamo eliminare un po' di larghezza dal video, possiamo anche fare il calcolo. Per farlo diventare di 1920, dovremo eliminare 128 pixel di larghezza. Quindi ci si clicca sopra. Si va su filtri, questo possiamo nasconderlo, si va sull'icona del più, si scelgono i filtri video, si abbassa e si sceglie ritaglio, sorgente. Dunque si sposta qui all'inizio l'indicatore di riproduzione. In questo caso conviene eliminare la parte che sta a sinistra per magari per centrare meglio questo elemento. Quindi eliminiamo la parte che sta a sinistra, possiamo anche calcolare, abbiamo visto che 2048 meno 1920 fa 128, quindi possiamo eliminare 128 pixel. Possiamo farlo manualmente, ma possiamo farlo anche digitando il numero. Ecco, come vedete, il video adesso è perfetto, è esattamente, non ha più barre laterali. Abbiamo rinunciato a una parte del video sulla sinistra, ma era irrilevante. Naturalmente, se noi facessimo così, vedete che manualmente possiamo agire come ci pare sui vari cursori per adattare il video alle nostre esigenze. Noi abbiamo già calcolato che bisogna mettere 128. A questo punto possiamo esportare. Andiamo su esporta. Come vedete qua in avanzato 1920x1080, quindi esportazione giusta, esporta file. Chiamiamolo 1. Andiamo su salva e aspettiamo che Shotcut faccia il suo lavoro di esportazione. Adesso vediamo come risolvere invece l'altro problema di un video invece un po' più stretto. Questo qua, come vedete, ha 1440 x 1080. In questo caso bisognerà, invece che diminuire la larghezza, bisognerà diminuire l'altezza. Dobbiamo vedere qual è, bisogna fare una piccola proporzione, si può fare anche manualmente, ma bisogna trovare quale sia l'altezza giusta per una larghezza di 1440. Si può fare, si apre Google, si fa 1440 diviso 16, che è la proporzione. Moltiplicato 9 si fa uguale e fa 810. Quindi dobbiamo creare un video di altezza 810. Questo video invece è di 1080, quindi c'è una differenza di 270 pixel. 270 pixel. Quindi noi adesso andiamo su file nuovo per fare un'altra operazione, non salviamo niente, qui togliamo questo elenco di produzione e quindi portiamo questo nuovo video. Ecco fatto, come vedete, sempre in impostazioni progetto, modalità video, facciamo sempre 1080 24
frame rate, come vedete ci sono delle barre laterali nere. Abbiamo visto che la differenza è 1080, 1810 e 270, quindi dobbiamo abbassare la larghezza di 270 pixel. Si va quindi ancora su filtri, più filtri video, ritaglio sorgente, 270 pixel dalla parte alta e dalla parte bassa, quindi facciamo 135 e 135 in alto. Dunque, naturalmente, prima ovvio che bisogna spostare nella timeline il video per vederne l'anteprima. Quindi bisogna abbassare di 135 pixel la parte alta e magari 135 pixel la parte bassa. Se ho fatto bene il calcolo, 135, 135. Ecco, vedete che il video adesso prende tutto lo spazio. Dunque, lo potremmo fare anche manualmente. Andiamo qui su Esporta per vedere un po'. Come vedete, mantiene, anche se noi abbiamo abbassato la larghezza e l'altezza, però, visto che il rapporto è lo stesso, possiamo comunque esportarlo con una risoluzione di 1920x1080 pixel. Andiamo su Esporta File, chiamiamolo 2 stavolta, andiamo su Salva. E in questo caso verrà salvato il video qua nella finestra attività. In questo modo, diciamo così, rinunciando a una piccola parte di un video, che sia esso magari laterale oppure in altezza, possiamo ritagliarlo in modo da non vedere delle barre laterali, sia oppure delle barre orizzontali in alto e in basso. Io ho fatto l'esempio di esportare sempre i video in 16 noni, ma si poteva per esempio scegliere di esportarli in 4 terzi nel caso in cui avessimo un vecchio televisore che con questa risoluzione, e quindi però il concetto è lo stesso. Si può fare manualmente, ma è meglio fare delle piccole proporzioni, che quello credo che riescono a tutti, perché tutti hanno fatto le scuole elementari o almeno medie. Questo è tutto, alla prossima volta.